Siamo con Cosimino Bellanova, presidente della Proloco di San Michele Salentino, ormai una città che è da sempre capitale pugliese dell'auto d'occasione. Per celebrare tale primato ritorna la Fiera dell'Auto a distanza di un anno. Quali sono le novità? Le novità quest'anno sono, diciamo che le auto sono aumentate, il piazzale è sempre lo stesso, però la grande riuscita dell'anno scorso è che i rivenditori hanno voluto aumentare il budget, siamo arrivati a più di 1.000 auto e diciamo, quest'anno abbiamo anche qualche cosa a livello di intrattenimento, a livello per i bambini, perché visto l'anno scorso ci è mancato questo, stiamo facendo anche un po' di intrattenimento con degli artisti di strada per i bambini. A livello di auto stiamo migliorando, stiamo portando qualità migliore, grazie ai nostri sponsor Gestaut Group e Euroblock, anche come sicurezza e come garanzia ai nostri clienti, diciamo. Da sempre la Proloco in prima linea per organizzare gli eventi che danno lustro alla città di San Michele Salentino e anche al nostro territorio. Come portate avanti questo progetto attraverso i vostri volontari? Allora, noi abbiamo i nostri volontari sono 150 iscritti alla Proloco, sono 3 anni che stiamo facendo questo lavoro e stiamo avendo decisamente dei bei frutti, perché abbiamo organizzato diverse manifestazioni e anche quest'anno ci chiamano sempre a noi, evidentemente i nostri ragazzi si danno da fare per San Michele perché amano San Michele. Approfittiamo per informare i radioascoltatori di quelle che sono le iniziative che promuove la Proloco di San Michele Salentino. Sì, quest'anno allora abbiamo fine giugno, abbiamo il raduno nazionale di Vespe, l'ultima domenica di giugno. A luglio abbiamo una notte bianca, chiamiamola notte bianca, abbiamo 10 artisti di strada che fanno un percorso dentro San Michele con musica, gonfiabili gratis per i bambini, intrattenimento sia musicale e diversi stand che stanno in piazza. Poi abbiamo ad agosto la sagra delle fave e del panzerotto, che ormai è una ricorrenza da 4 anni. E a settembre l'ultimo è il raduno di Auto d'Epoca, il 4 settembre. Questo è il nostro piccolo programma, diciamo. Per chi volesse contattarvi? Noi tra www.prolocosanmichelesalentino.it oppure il mio numero che c'è da tutte le parti, Cosimino, è 339-6453-466. Ai microfoni di De Radio il sindaco della città di San Michele Salentino, Pietro Epifani. Sindaco, ancora una volta lustro per la città, grazie alla Fiera dell'Auto. Ancora una volta lustro per la città, grazie alla Fiera dell'Auto e soprattutto grazie alla lungimiranza dei commercianti di San Michele Salentino che hanno avuto, io dico, l'ottima idea di consorziarsi e di associarsi per costituire appunto questa associazione e poter organizzare insieme questa manifestazione, una manifestazione di dimensioni, oserei dire, notevolissime. Per la nostra comunità, per la nostra piccola comunità, una manifestazione che prima ancora di cominciare possiamo dire che ha avuto già un risalto che travalica i confini provinciali e forse anche regionali, visti tutti i riscontri che abbiamo avuto sui vari social, sui vari mezzi di comunicazione. Io faccio un plauso a tutti i commercianti di San Michele Salentino per aver voluto riprendere questa manifestazione che era stata già fatta in passato e poi abbandonata, forse hanno capito che quello era un errore, forse hanno capito che la strada giusta è questa e che sicuramente costituirà uno stimolo ulteriore alla ripresa dell'economia che già dall'anno scorso si comincia a intravedere, almeno in questo settore. Per quanto mi dicono gli stessi commercianti, c'è stato un incremento del fatturato, il che conferma ancora una volta la bontà di questa iniziativa. Certamente non solo per questa iniziativa, ma anche per questa iniziativa si cerca di dare un contributo al miglioramento dell'economia locale, diciamo, e non solo nel settore auto, ma di tutte le attività commerciali.
Siamo con Giuseppe Abruzzi, presidente di Gestauto Group, alla seconda edizione della Fiera dell'Auto, ormai un evento imperdibile per la città di San Michele Salentino. Assolutamente, assolutamente, anche perché ci crediamo molto e dopo aver avuto il grande successo dell'anno 2015 lo riproponiamo nel 2016 sicuramente ancora con più grandi vantaggi e possibilità di scelta. E, come al solito vi diciamo che i nostri clienti possono venire tranquillamente ad un evento così importante perché sicuramente ci sono dei grandi vantaggi per loro. C'è una forte unione da parte nostra con la Gestauto Group che ci fa forti di un marchio che ormai sta prendendo piede perché ha dimostrato anche con i fatti verso tutti quelle che sono le prerogative, cioè un discorso di cercare una tranquillità, dare una tranquillità ai nostri clienti dove c'è un gruppo di persone che si mette in atto e si mette a dimostrare che c'è una grande possibilità di crescita in questo senso. Noi più degli altri sicuramente potremo dare garanzia ulteriore di tutto quello che può essere l'auto d'occasione ed anche una grandissima scelta. Si parla spesso di auto d'occasione, probabilmente questo termine è già utilizzato e abusato, ma quali sono i requisiti perché sia davvero un'auto d'occasione salvaguardando il cliente? Allora, io ho un mio modesto parere sotto questo aspetto. Io credo che la persona che viene ad acquistare l'auto d'occasione o qualsiasi altra cosa che noi facciamo tutti i giorni della nostra vita, prima viene conquistato da chi gli vende l'auto e poi dal mezzo stesso. Perché in sostanza ci possono anche essere delle cose che vanno riviste, messe a punto e tutto, l'importante è che ci siano le persone che vogliono essere vicini ai propri clienti. Gestauto Group è composta da? È composta da, attualmente da 9 autosaloni che fanno un po' la storia di San Michele Salentino, che praticamente sono tra questi Abruzzi Auto, Auto Cagliandro, Auto A, Auto Pro, Auto Prete, Autosalone Venerito, Balsamo Auto, Cosmari Auto e Giovanni Abruzzi Automobili. È un gruppo ormai consolidato perché è da oltre un anno che stiamo insieme e lavoriamo per dare sicuramente delle certezze a tutti i nostri clienti. Oltre a questo devo dire che per creare questa fiera ci siamo avvalsi della collaborazione che per noi è imprescindibile da questa fiera e sono i ragazzi della Proloco. Un saluto particolare al presidente della Proloco, Cosimo Bellanova, che ci hanno aiutato veramente tanto. Ma oltretutto penso che a darci una forte mano siano state anche le persone che hanno creduto nel nostro lavoro e che ci accompagnano in questa avventura e sono i nostri main sponsor che sono l'Euroblock 1 che è un antifurto che conosciamo benissimo un po' tutti perché ci aiuta a non essere derubati della nostra auto e in un forte aiuto ce l'hanno dato anche la garanzia Comfortgest che a livello nazionale funge da garanzia per le auto d'occasione.